sconfitte. Poi sono tornate entrambe alla vittoria nella scorsa giornata con il Cisterna, che aveva interrotto la sua striscia di vittorie che durava da ben 20 partite l'ultima volta al Palazzetto. Oggi sicuramente vuole tornare a vincere, che chiede calma e si parte qui. Parte la quinta giornata, primo pallone che viene giocato dai padroni di casa. Subito si inverte il possesso, padroni di casa in maglia bianca con classiche strisce casalinghe azzurre sul petto, ospiti in completo rosso invece, e adesso ancora si trovano all'attacco, tiro che termina fuori però. Poi prova a girare Cosentino, nuovamente palla per Mariello che va in verticale, scambio con Ghirelli, poi persa palla che era indirizzata a Ponzo. Ora Mariello, Veronica in mezzo al campo, qui Ponzo recupera, poi contro Veronica di Ponzo, apparecchia il mancino e spedisce sul palo. Subito il primo squillo da parte dei padroni di casa con il capitano. Pronto alla battuta con l'esterno mancino per Perez, che torna nel modo migliore a giocare dopo l'espulsione. Arriva il gol per il numero 4 del Conit Cisterna, 1-0. Di Carmona su Lenzar che ha provato il contropiede, poco da fare. Stasino poi gira da Lauretti, nuovamente Carmona riesce a lavorare per Stasino, poco da fare perché perde il pallone Stasino sul suo passaggio. Adesso però ancora Conit Cisterna all'attacco, che si presenta con l'asse Lauretti Stasino, ancora al gol per Stasino. Poco comunque da fare perché si concede un fallo laterale in zona offensiva per la Gap. Caricata la palla dietro, arriva il destro raso terra da parte di Mariello che però non riesce trovare la porta, e qui sulla palla rubata proprio del destro di Mariello si presenta Annunziata, tu per tu con Bononi, che fa 3-0, secondo gol stagionale. Lunga rincorsa da parte dell'11. Carmona contro Bononi, arriva il fischio, arriva la parata di Bononi, poi Poli con la palla tra i piedi in area di rigore, ancora Carmona qui atterrato, si continua a giocare, altro fallo chiamato dal direttore di gara, cartellino giallo per Carmona invece. Si gira su Ponzo, poi nuovamente Perez, le due sono in campo, qui c'è grande spettacolo al Palazzetto, ancora Stasino con il mancino! Chiude in rete per la doppietta personale il settimo gol, 4-0 Conit. Tra 8 secondi e 4 decimi sul tabellone per la fine di questa prima frazione di gioco. Gira dietro Perez da Malafronte, poi nuovamente riceve il 4 che fa notare il cronometro ai compagni di squadra, e allora aspetta il suono della sirena, mette fuori il pallone. Primo tempo che dice Conit Cisterna 4, Gap 0. Entrano sul rettangolo di gioco, si invertono di posizioni sul parquet, allora tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo tra Conit Cisterna e Gap. Adesso Mariello prova ad andare via, palla al piede Mariello, chiude qui Carmona e va da Stasino. Se si rallentano anche i ritmi di gioco. Palla sul secondo palo, qui Carmona va dalle parti di Annunziata che sigla la doppietta personale, il terzo gol stagionale, 5-0, 12-29 mancanti alla fine della partita. Qui Mariello con il destro, questa volta aveva preso le misure giuste della porta di Malafronte, la che impatta sulla traversa e disputata nella metà campo difensiva. Qui Mariello ancora con il destro, palla sul fondo, che però riesce comunque a mantenere il possesso. Ora Cosentino, scarico dietro su Federici, lavoro di suola, aveva mandato fuori tempo Annunziata,
Qui pallone che termina fra le manone di Malafronte. Guarda le parti di Perez che con un diagonale per tutto il campo stupendo serve Carmona. Trova il gol del 6-0 Carmona qua. È il secondo gol stagionale. Si riprende il gioco, palla per Cosentino e diminuisce il parziale. La battuta di quest'angolo e rimette la palla nel cerchio di centrocampo il capitano della Gap, siglando il suo quarto gol stagionale. La in verticale dalle parti di Carmona, girata dietro su Annunziata. Ora scambio della sfera di gioco, poi Duva mantenere il possesso, girata la palla, si fa da Carmona che si presenta in area di rigore con il mancino, scheggia il palo Carmona. Quindi Telli contro Malafronte, 18 contro 22. A Benditelli, palla sotto la traversa, prova ad accorciare il parziale la Gap. Ed è 6-2 con 5 minuti e 31 secondi al termine della partita. Vai il 4 e qui questa volta spiazza Bononi. Il terzo tiro libero è buono e arriva il gol del 7-3 di Perez. Scusa, del 7-2. Scaldato il destro per tutta la partita, numero 6 della Gap, qui Malafronte per un attimo la tocca e poi sembrava quasi terminare lentamente in rete, ma in due tempi blocca, rovesciamento di fronte e Mariello chiude in fallo laterale. Fa sentire anche il presidente qui dalle tribune. Poi palla che arriva ancora per Carmona che prova a mettersi in proprio, poco da fare perché la palla è persa. Ci pensa Federici a cercare il proprio gol, secondo stagionale, 7-3 con 16 secondi e 7 decimi al termine. Qui Malafronte prova a lanciare in profondità, manca sempre meno per la sirena, un secondo e tre. Gli chiuderà in attacco il Conit. Palla girata dietro e suona la sirena, allora finisce così la partita. Allora, come avete sentito dallo speaker, con il Cisterna 7 Gap si torna a vincere tra le mura amiche per il con il Cisterna che con un 7-3 annienta la Gap e si fa sentire ai vertici della classifica. Grazie a tutti quanti per averci seguito da parte di Matteo Amici, Live Sport Academy e Calcio a 5 Live. Siamo con Alessio Annunziata del CONI Cisterna, autore di una doppietta ai danni della Gap con la quale oggi il CONI ha vinto 7-3. Insomma, dacci le tue impressioni sulla partita che sembrava stata abbastanza dominata in lungo e largo durante sì, il tempo. Inizialmente abbiamo trovato una squadra molto chiusa, molto difficile da affrontare, però ovvio quando segni 2-3 gol metti la partita dalla tua parte, infatti finita 7-2 e abbiamo giocato bene e niente, adesso la prossima che abbiamo la partita importante a Spinaceto, a martedì sta la Coppa. Siamo pronti per queste due sfide che sono molto importanti. Poi bisognava tornare a vincere qui al palazzetto, sì. Che insomma era stata interrotta una lunga serie di vittorie, quindi insomma cosa si prova quando si sta in casa e si vince qui al palazzetto? Niente, è un'emozione bellissima perché viene tantissima gente a vedere le partite al palazzetto e qui a Cisterna ci sta un pubblico pazzesco, quindi non ho parole, veramente grandissime persone. Perfetto, allora grazie mille e in bocca al lupo per il resto della stagione. Grazie mille.